Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati qui Virginia per Radio News 24. Anche oggi ai miei microfoni ospiti d'eccezione. In questo momento in linea con noi Fabrizio Faelli, coach Functional Training. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, allora Fabrizio, iniziamo subito. Intanto, che cos'è un coach, chi è un coach e soprattutto qual è proprio il metodo, l'applicazione del Functional Training all'interno di un percorso coaching? Il coach è una figura di riferimento, una guida, se così la possiamo definire, un referente per i vari trainer che sono distribuiti sul territorio per promuovere, svolgere e applicare il metodo VTA Functional Training. È un metodo di allenamento funzionale che si distingue da quello che oggi è un po' inflazionato come termine funzionale, per il fatto che non segue semplicemente un fenomeno di moda, ma è un metodo di allenamento creato e sviluppato su metodi, su principi, scusami, scientifici e sullo studio del corpo umano. La sigla VTA, Fabrizio, WTA sta per? Warrior Training Academy. Okay. Perfetto. Ecco. È un sistema appunto di allenamento ideato più di 10 anni fa, nel 2009, dal master trainer Emilio Troiano e appunto, come ti dicevo, è basato su principi scientifici e studio del corpo umano, quali biomeccanica, fisiologia, anatomia, e per questo è realmente efficace e applicabile a tante tipologie di persone. Quindi parliamo dal ripristino di una condizione di salute e di benessere attraverso un recupero funzionale, post-traumatico, posturale, per arrivare fino alla preparazione atletica di atleti di alto livello. Questo metodo di lavoro ti permette di riprendere e di ritrovare quell'equilibrio mente-corpo che stiamo piano piano perdendo. Okay? In pratica, migliaia di anni di evoluzione dell'uomo e negli ultimi decenni piano piano stiamo perdendo tutto quello che abbiamo acquisito e maturato con questi anni di evoluzione. Questo metodo mette al centro l'individuo, quindi è tutto costruito attorno alla persona, non possiamo dare dei tempi standard. Certo. Questo metodo, essendo applicato sia alla persona singola che al gruppo, appunto è diversificato. Okay. Quindi se noi parliamo di una persona che ha bisogno di il recupero di una condizione di salute, avrà i suoi tempi soggettivi. Se parliamo di un corso di gruppo in una palestra, questo ha tutta un'altra dinamica temporale, certo, ovvio, anche aggregativa in questo caso, quindi comune fondamentalmente, soprattutto perché assolutamente. Certo. Il coach promuove questa diciamo tipologia di lavoro, di allenamento anche attraverso degli eventi, dei workshop, dei corsi, in modo da promuovere e diffondere questo metodo, a modo appunto di acquisire queste competenze e a sua volta poi di portarle alle persone che stanno intorno a lui. Allora, io ti ringrazio Fabrizio per questa spiegazione esaustiva, intanto però vado a dare comunque ai nostri radioascoltatori qualche canale social, web, insomma, da poter così informarsi meglio, chiederti magari più in soggettiva delle informazioni. Intanto Facebook VTA, ovviamente WTA, Coach Emilia Romagna Fabrizio Faelli, Instagram Fabrizio _ Faelli e YouTube, anche canale YouTube Fabrizio Faelli. Noi ti ringraziamo Fabrizio per essere stato con noi, grazie per averci esposto al meglio questo metodo e ti auguriamo ovviamente un buon lavoro. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata. Live Social.